Un saluto agli amici di Mythicosec. Sì, ragazzi, lo so, avete letto il titolo, sto per parlarvi della famosissima carta hype e ho visto, credetemi, decine e centinaia, forse anche voi avrete visto decine e centinaia e migliaia di video YouTuber che ne parlano e mi sono detto, perché non fare anch'io un video e consigliare carta hype ai miei iscritti? Quindi direi di non perdere altro tempo e di vederci subito dopo la sigla. Allora ragazzi, prima di andare avanti, voglio ricordarvi che questo video non è stato, e sottolineo tre volte, non è stato sponsorizzato da nessuno. Quindi questo qua è un video solo a titolo informativo. Dopo detto questo, possiamo andare avanti, ragazzi. Prima di tutto, cos'è Hype? Hype non è altro che un conto che ci consente di gestire il nostro denaro dove, come e quando vogliamo. Per attivare carta Hype, ragazzi, non resta altro che recarci al sito ufficiale, inserire tutti i nostri dati di registrazione come nome, cognome, data di nascita e relativi documenti richiesti. Durante la registrazione possiamo scegliere di attivare solamente il conto online oppure di attivare sia il conto online e sia la carta fisica che poi vi arriverà subito dopo a casa. E ragazzi, credetemi, attivate anche la carta fisica perché è una gran comodità. Dopo aver attivato la carta Hype, avremo a disposizione il profilo base, là dove ci consente di caricare fino a 2.500 euro annuali. Mentre invece per i più esigenti come me, che io utilizzo carta Hype per lavoro da circa un anno, ho attivato il profilo Plus che con la modica somma di 1 euro posso caricare su carta Hype, ovvero sul mio conto, fino a 50.000 euro annuali. Credetemi ragazzi, non è poco. Dopo aver attivato carta Hype, ragazzi, basta scaricare l'applicazione che è disponibile sia per Android sia per iOS. I link li trovate qua in basso in descrizione. E qui, ragazzi, nell'applicazione è davvero un'applicazione ben fatta che ci consente di gestire davvero tutto. Una volta scaricata, per chi possiede un iPhone X, possiamo sbloccare l'applicazione attraverso il riconoscimento facciale, mentre invece, come nel mio caso, per chi possiede un dispositivo con il sensore biometrico, come in questo caso, possiamo sbloccare l'applicazione attraverso la nostra impronta digitale. E una volta all'interno dell'applicazione, abbiamo subito a disposizione il saldo disponibile, lista movimenti. Uno dei primi servizi messi a disposizione di Hype è quello là di impostare degli obiettivi. Mi spiego subito. Se noi per esempio vogliamo comprare un paio di cuffie su Amazon che costano 23 euro, magari 24 euro, qualsiasi esso sia il prezzo, impostando il nostro obiettivo con la somma indicata, Hype automaticamente ogni giorno metterà da parte circa 1 euro. E al raggiungimento di quella somma, Hype vi darà la sua notifica per dire: guarda, hai raggiunto quella somma e puoi completare il tuo obiettivo. Devo dire che questa, beh, è una gran cosa. Questa cosa di creare degli obiettivi è come se fosse un secondo salvadanaio. Ma l'applicazione, ragazzi, non è solo questa, perché all'interno di Hype possiamo addirittura inviare, ricevere denaro e pagare addirittura bollettini postali prepagati attraverso il lettore di codici a barre. Ragazzi, credetemi, questa è una funzione davvero molto comoda, in modo che voi possiate evitare quelle odiose file agli sportelli postali. Dalle impostazioni di Hype possiamo attivare anche il pagamento NFC, ragazzi, credetemi, molto comodo. Io lo utilizzo costantemente, ogni volta che devo pagare, credetemi, è una comodità. Se non avesse questa cosa, beh, io sicuramente Hype non l'avrei attivata. Dalle impostazioni possiamo attivare il pagamento via NFC e qualora ci trovassimo in negozio di abbigliamento, supermercato o qualsiasi altro negozio abilitato al pagamento tramite NFC, basta appoggiare il nostro smartphone sul POS ed effettuare il nostro pagamento. Dall'applicazione stessa poi possiamo scegliere di attivare o disattivare la carta Hype qualora non volessimo utilizzarla ed utilizzare solamente il conto online. Questa funzione è molto comoda, soprattutto se la carta Hype magari vada smarrita o qualsiasi altra cosa. Noi possiamo disattivare carta Hype in modo da disattivare automaticamente i pagamenti online, i pagamenti da POS,
e prelievi ATM, quindi devo dire ragazzi, veramente una comodità. E infine arriviamo a parlare di quello che è l'intero menu di Hive, là dove possiamo visualizzare tutte le statistiche del nostro profilo, possiamo ricaricare il nostro smartphone ed è compatibile con la maggior parte degli operatori, tranne che Iliad e Homobile che non hanno il supporto ad Hive. Possiamo inviare e ricevere bonifici, possiamo controllare le coordinate bancarie, ragazzi, e un'altra delle cose che è messa a disposizione dell'applicazione è quella di vedere il PIN direttamente dalla nostra applicazione. Per credermi ragazzi, non ho mai visto un'applicazione come quella di Hype gestita veramente così bene. Beh, devo dire che mi sono subito innamorato di questa applicazione. Allora ragazzi, beh, arriviamo alla fine di questo video. Che dire di Cartype? Io Cartype la utilizzo da circa un anno e mezzo. Mi sono trovato davvero molto bene anche attivando il profilo Plus, ragazzi, che credetemi, beh, con la modica somma di 12 euro annuali che equivalgono a 1 euro al mese, che veramente è molto molto comodo. Poi per il fatto che posso pagare con il mio smartphone sui lettori NFC ed è una gran comodità, posso lasciare anche la carta Hype a casa completamente e beh, devo dire che è gestita molto bene, questo è vero. Poi soprattutto per il fatto che in qualsiasi prelievo, in qualsiasi parte del mondo noi faremo, non ci sono costi di commissione, anche se noi facciamo pagamenti da POS. Forse l'unico costo di commissione è quello nel momento in qui andremo a ricaricare la nostra carta Hype in un negozio autorizzato con la somma di 3,50 euro, però ragazzi, credetemi, quei 3,50 euro sono ben spesi se noi ricarichiamo sulla nostra carta Hype una somma davvero molto molto alta. Beh, magari se noi carichiamo tipo 100, 150 o magari 200 euro, 3,50 euro, beh, sono ben spesi per quanto riguarda il costo di commissione. Poi per tutto il resto i costi di commissione vengono aboliti. Se volete abolire il costo di commissione attraverso l'applicazione, carta Hype consente di collegare una seconda carta laddove potete ricaricare Hype attraverso questa carta e in quel caso andremo ad abolire il costo di commissione. Ma Hype non è solo questo, Hype consente anche di far guadagnare buoni Amazon. Mentre voi cliccate il link qua in basso in descrizione, là dove avete 10 euro gratis, il 10 euro gratis voglio ricordarvi che è valido fino al 31 dicembre del 2018, quindi vale a dire 31 dicembre di quest'anno, mentre invece l'accumulo dei buoni Amazon rimarrà comunque. Mentre voi cliccate sul link qua in basso in descrizione, vi ripeto, ad ogni 5 attivazioni che avverranno attraverso il mio link, io guadagnerò 50 euro in buoni da spendere su Amazon. Ma anche voi potete fare la stessa cosa attraverso la funzione invita ad un amico su Hype. Qualora 5 attivazioni saranno avvenute attraverso il vostro link d'affiliazione, riceverete subito quei 50 euro in buoni da spendere su Amazon. E udite udite ragazzi, mentre invece ogni 100 attivazioni andrete a guadagnare 250 euro di buoni da spendere su Amazon. Beh ragazzi, sono stato molto esaustivo, credo di avervi detto davvero tutto su carta Hype. Se non ho detto qualcosa fatemelo sapere nei commenti e se anche voi possedete una carta Hype la utilizzate, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, fatemi sapere la vostra. E se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate tanti bei pollicioni in su e se ancora non l'avete fatto ve lo ricordo tramite l'animazione, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita e soprattutto condividete questo video perché aiuta molto il canale. Voglio ricordarvi che sono presente anche su altri social, soprattutto su Instagram dove sono molto molto attivo perché è diventato il mio social primario, là dove posso dialogare con voi, scambiarci chiacchiere e quant'altro. E già lo sapete, solito appuntamento, ci vediamo sempre qui domenica mattina alle 11 sul mio canale YouTube. Ciao!